sono problemi di bilancio. Ci sono alcune centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche edilizie e urbanistiche che stanno intasando gli uffici tecnici dei comuni di mezza Italia. Sì, non sarebbe più saggio per quelle di piccola entità andare a sanare tutto quanto lo Stato incassa e i cittadini possono tornare nella disponibilità piena del proprio bene. Sono convinto che ci sia una pianificazione, una regia, perché 6.000 persone in 24 ore non ti arrivano per caso. E poi mi hanno regalato questo: perché uno dei tanti dossier che abbiamo, strade, autostrade, ferrovie, la 106 in Calabria, l'alta velocità eh, a Vicenza, c'è questo topolino del 1982, 700 lire costava, che nostalgia. Chi è degli anni 70 come me eh, se lo ricorda, questo però non me lo ricordavo, è un topolino dell'82 che celebrava eh, i cantieri e i lavori per il ponte sullo stretto di Messina. Prima di commentare, prima di giudicare, è giusto leggere, è giusto conoscere, è giusto capire. Sono passati 41 anni, non c'è traccia del ponte, anche se i progetti agli italiani sono già costati dei quattrini. Però si legge, poi io oh, potrò essere d'accordo, non d'accordo, in disaccordo, parzialmente, totalmente, però prima di commentare, prima di giudicare è giusto leggere, è giusto conoscere, è giusto capire. Amiche e amici, buona serata, buona domenica, se non avete niente di meglio da fare, fra pochi minuti sarò su Rete4 da Paolo del Debbio e dopo la trasmissione mi leggerò i vostri commenti. Se invece avete qualcosa di più interessante da fare, vi capisco e vi mando un bacio. Amiche e amici, tra poco sarò a Fratelli di Crozza a dire che dopo domani andrò personalmente a inaugurare il cantiere del ponte sullo stretto, posando i primi mattoni, preparando le fondamenta, avvitando i bulloni, mescolando il cemento. Si può fare, basta leggere le istruzioni di come farlo. Se serve anche aprendo le acque, quindi se avete di meglio da fare vi capisco e dopo mi leggerò i vostri commenti. Un bacione. È arrivato già un commento. Gianfilippo Guidi, io ho di meglio da fare. Un altro commento, Antonietta a Caso, piuttosto accompagno mia nonna a Rosario. Bene, bene, comunque vi leggo dopo. Bacioni, seguimi, seguimi. Vieni giù, vieni giù, stacca sulla 1. Oh, buonasera uh, Salvini. Posso buonasera. dire agli italiani sì. di avere la possibilità sì. di condonare ecco. un piccolo bagno in più, eh, però non si un posso. garage in più, eh, no. una cucina in più, eh, una stanza degli armadi sì, in più, una roba. sala da biliardo <ride> in più, <ride> un una tavernetta in più, eh, una sì. scala interna eh, che sì. collega la sala da biliardo la tavernetta in eh. più. Uh, tutte pratiche sì. che intasano gli uffici comunali sì, che possono è... portare soldi allo Stato che incassa, sì, ho capito, ma non è così, come no? con gli immigrati, in che, modo? che se ci danno 5.000 ecco, euro a testa lo Stato senso. in cassa, sì, però non basta ha senso. che si vendano le catenine che hanno al collo: i telefonini, le ma scarpe, che... ma cosa può aver bisogno di aiuto. Un immigrato, mi scusi, che arriva in Italia con le scarpe. Ma certo, ma cosa c'entrano le scarpe? Ma tra l'altro in barca le scarpe non dovresti metterle, no, non perché quando barca... vai giù nella tua cabina a farti la, la doccia, rischi oh, sì. di portare giù la sabbia, sì. il sale, no, le alghe, sì. la rava, la fama. Come mai il numero spropositato di eh, sbarchi eh, coincide con cosa? il leone d'argento per miglior regia? Okay. Ma quale? Al film di Garrone che parla di sbarchi. Ma, no, ma, ma secondo voi è una eh. coincidenza? Ma certo, ma Poi dicono che non c'è una regia dietro tutto questo. Ma, non... ma Garrone non è forse un regista, ma state, non ma è che Garrone per lanciare il film, quindi eh? Eh. ha pagato lui gli scafisti <ride> e mi fermo qui per <ride> ma non fare volentieri. Guardi, no, no, eh, no, no. guardi mi lasci tirare oh, fuori mia. questo. Questo è un topolino del 1982 700 lire. La nostalgia. Della 700. Della sette... perché fa così questa Ma con che le bei vabbè. tempi perché sì. mi sono divertito ah. prima con uno spritz. Vabbè, vabbè, no, no, ma per carità, per car... basta saperlo. Eh. Che be... Quando si usava la Lia si sì, erano tanti anni fa. Invece certo. ora c'è l'euro eh, certo, certo. per colpa di quella nazione, come Chi? ha detto il vice segretario della Lega, Crippa, no, non che quello. prima ci ha invaso con i nazisti, adesso no. ci sta invadendo con gli immigrati è questa e ci frase. impone questa moneta che fa costare un topolino 6.500 Bene, delle vecchie lire, eh, ma si può eh, so si può basta leggere cosa? informarsi sì, guarda Costa Mara oh, e questo eh. era Paperone sì. Paperoni sì, ve lo faccio vedere sì, che ma... voleva costruire il ponte esatto. sullo stretto Già ma sì. poi qualche eh. Noista di sì, sì. sinistra di Topolini. Ma non esistevano. Perché anche a Topolinia io... c'erano i noisti ma no, ma è... di sinistra. No, no, no. Ma non Ha insinuato topolinia. che i palloncini aerostatici eh. non riuscivano a tenere sul ponte Ma ci bonde. mancherebbe non puoi Ma fare si un po'... può e hanno bloccato tutto. Ma ci non puoi Per fortuna palloncini. che oggi c'è Salvini. Eh il progetto del Paperone ci crede. No, spero sia un altro. E con progetto. la prossima legge di bilancio eh. conto di avere i primi solditi, sì. solditi per solditi. le bombole di Elio ma no, ma per gonfiare fa... i palloncini aerostatici. No, perché prima usi. di dire che il ponte non si può fare. Eh. È giusto leggere, sì, ma non è giusto Topolino. conoscere, sì, certo. è giusto capire, Basta, è giusto costa... sfogliare. Sì, sfogliare appunto. Poi si può essere con me in accordo, certo, certo. in disaccordo, sì, vabbè, ma quello... eh, parzialmente d'accordo, sì. un quarto di d'accordo, due ma, terzi ma, di d'accordo nella prima parte, però poi ma, ma, quattro sì, quinti e, di d'accordo nella seconda parte, <ride> Ciao, accordo intero, accordo sì. parzialmente ma scremato, accordo dice? di soia, eh. accordi di mandorla, accordo senza lattosio. Ma bisogna leggerlo Topolino, non come fanno certi giornalisti di sinistra che leggono solo il titolo. Ma invece non c'entra niente tutto col ponte. Eh. Il progetto è buono. Sì, però, scusi, Vi posso sì, dire sì, che sì, il progetto è, è buono. È, però, buono. Sì, è buono, ma la Meloni e Giorgetti hanno detto che quest'anno i soldi per il ponte sostanzialmente non ci sono, no? Non è vero. Ma vabbè. Allora, I primi finanziamenti ci saranno. E ma da dove li prendete i soldi? Mi lascia scusi? dire che con quei 5.000 euro no, che lo Stato incasserà vendendo no. le scarpe degli immigrati, scarpe? più di 22 miliardi incasserà eh. solo sanando Cosa? 11 milioni Cosa? tra piccole verande con l'autorizzazione, no, piccole canne fumarie con piscina, eh. piccoli hotel ricavati da locale, caldaie, villette di 300 eh. metri quadrati partendo no. da ampliamenti di cucce di cane Ma non si può! Tutto eh. rigorosamente abusivo e sanato eh, no, no, sì. con lo Stato che incassa oh, eh, e gode no, ma non gode incassa sì, e gode alla faccia cose... di noisti di sinistra oh, che vorrebbero solo sì. costruzioni regolari ma ci mancherebbe manco fossimo un paese normale ah, e ecco, quindi ah, ecco. signore e signori Maurizio Crozza Ciao no, fratelli Ah, ciao fratelli, estendiamo l'applauso a tutti gli autori, ragazzi. Gli autori, siamo una famiglia: Alessandro Giuliano, Gaspare Grammatico, Claudio Foi, Vittorio Grattarola, Alessandro Vecchi, e di là Francesco Freiri. Fatti vedere, Freiri. Fatti vedere, Freiri. Francesco Freiri, eccolo qui. Eh, questa è una squadra, poi insieme alla regia, all'audio, a Silvano Belfiore, insomma, siamo, è, è, una, è una squadra, è una squadra come direbbe Calenda seria. No, prima eravamo in quinta, con Andrea mi era venuta l'idea, lo dico anzi ai miei autori, che la prossima puntata, Calenda, potrebbe rapire Renzi. Renzi va, perché mai rapito? No, scusate, ho divagato. Ho divagato. Dove eravamo? Ah, Salvini, sì. Ok. Salvini. Ok? Salvini. Avete capito che tra Salvini e Topolino l'analisi più lucida l'ha fatta Topolino, no? È evidente. Infatti la storia su Topolino finisce che il ponte col cazzo che si fa non si fa. Scusate. Tant'è che la Meloni l'ha immediatamente redarguito, no? Me lo fai vedere? E Meloni fulmina Salvini. Serietà basta inseguire il consenso. E cazzo, ma ha ragione, ma basta inseguire il consenso. Brava, brava Giorgia, brava. L'unica cosa che mi viene in mente è come fai a chiedere a Salvini di non inseguire il consenso? È come chiedere a un Labrador di non eseguire la pallina da tennis. E impazzisce! Non puoi! Salvini sta facendo con la Maleoni esattamente quello che aveva già fatto col Conte 1. Fa fare il Premier a un altro, poi lui penetra nei tessuti del governo e succhia il nutrimento. Non è un vice Premier, è un batterio saprofita. Infatti saprofita della situazione Oh, ragazzi intendiamoci sulla ricerca del consenso la meloni ufficialmente cazzi a salvini ma poi gli va sempre dietro eh? e sì perché questa cosa qui l'hanno fatta due statisti insieme eh? mi fai vedere i richiedenti asilo paghino 5.000 euro per evitare il centro per il rimpatrio ora scusate ragazzi ma cioè i migranti Prima danno 5.000 euro agli scafisti, poi danno altri 5.000 euro agli statisti appena sbarcati che devono presentare una fideuzione, fammelo vedere, di 4.938 euro che dovrà essere versata dal richiedente asilo. La fideuzione bancaria, cazzo! Cioè, ma chiedi la fideuzione bancaria a uno che ha affamato che è partito dal Senegal, ha, ha camminato giorni nel deserto, è stato rinchiuso nei lager e poi ha attraversato il mare su un guscio di noce marcio e, e il governo vorrebbe che sbarcasse a Lampedusa con la 24 ore come se entrasse all'Unicredit. Buongiorno, questa è Fideuzione. No, mi scusi, questa è una cozza, era rimasta lì sul fondo. Del... Servono due marche da bollo. Perbacco ne ho una sola, l'altra mi deve essere caduta quando mi torturavano, ma porca puttana Giorgia! Eppure Giorgia è stata chiara, non bisogna seguire il consenso. E infatti, per festeggiare il primo anno del suo governo, ha fatto una cosa molto forte, eh? un opuscolo. L'Italia vincente, un anno di risultati. Beh, dai, in un anno sta cosa di aver fatto un opuscolo è tanta roba ragazzi ma non è fa io non avevo mai visto un opuscolo ma stai scherzando dopo un anno cazzo ha fatto un opuscolo oh. ma no ma non ridete ragazzi è roba seria è tanta roba sono una trentina di capitoli si parla di si parla di. Eh ma, ma, ma tu non hai idea di cosa si parla ma no, ve lo faccio, lo dice lei cosa parla buonasera, guarda Presidente ma scusa ma no, è incredibile buonasera cosa fa? Se lo ricorda Carlo Ferdone, no? In che senso? Dice, c'ho eh. questo. Ah, sì, sì. E che è questo? Eh, è questo? Che è, sì. E che è questo? Cos'è questo? Questo è il fronte di questo. Sì, va bene. E si chiama opuscolo. Esatto, lei ha fatto questo opuscolo. Tutte le cose meravigliose che ho fatto... Eh... Sì, basta mettersi in, in posa. Sì, no, dico, sto guardando al futuro, se vede no. che guardo eh, sì, al futuro. L'abbiamo intuito. Sto così sì. che guarda al futuro. Sì, sì, no, dice una bella immagine, sì, un'immagine, sì. hai capito, sì. che ti fa sognare. Che ti fa sognare. Dice eh. Eh. tante tante cose, cose che, che ho fatto in un anno. In un anno. Dice oh. dimmene una, eh, per esempio. Eh, te la dico. Eh. Eh, sì, eh, un attimo. Intanto eh, ho fatto l'obusco. Vabbè, quello Eh, te ne dico un'altra? Grazie, grazie, sì. Pino insegno. Che c'entra? Una insegno. RAI eh. che punta... Una sì. nuova Rai che punta sul sì. merito e sulla competenza È un titolo dello pubblico, Guarda che a proposito del merito, il merito eh. è tutto mio Ma per cosa? Guarda che non era facile trovare in Rai un posto a Pino Insegno Ma no, ma se ha una carriera lunghissima Mi è stato facile togliere dai palinsesti Saviano, ecco. Fazio, eh. Insinna, la Berlinguer, l'Annunziata, eh. Gramellini Mamma mia eh. <ride> Ho fatto una strage Eh ma infatti, quello sì, sì. abbiamo capito Guardo, Guarda il futuro, capito. capito? dopo capito. la strage c'è il futuro C'è il futuro, va bene Ma va bene. non c'è solo questo Ecco, parliamo Ho di fatto, altro Qua, guarda qua, guarda che ho fatto. Stop ha fatto? ai rave party illegali. È una delle sue prime. Che manovre, è il vero sì. problema del paese. No. Che no. se lo spread è volato a 200, è la C colpa della musica sparata a palla no. dai camion dei rave Ma no, ma no. <sus> <sus> cosa fa? <sus> <sus> Cos'è? È chiaro che lo spread sale? <sus> ma non è eh, sì, la cassa <sus> 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 adesso. No, no, ma no. volevo parlare? Ma volevo anche parlare. Sì, ma qualcosa di serio, è Oh, mamma mia, della, futuro, riforma, è... della è... riforma della <ride> sì. professione di guida turistica, volevo sì, parlarne ma guardi, non è che la è... guida è... turistica, ne man... vuoi parlare? ma anche no no, è... no, infatti è una è non è che senti un impatto, questa, è... A questa, a questa ci tengo ecco, ma una cosa più concreta è... in Europa da protagonisti sì, Questo è un po' generico. prima è... ho scazzato la Francia e tra poi ho tirato una testata alla Germania infatti... hai vista la testata della Germania? È... Visto, protagonista, sì. protagonista, sì. protagonista. Cosa? Altro che protagonista, Dio, vero, sono che Joe salinque. Wick dell'Unione Europea, eh, ma, poi, ma poi lascia perdere, ma lasciamo perdere suo punto. Ma lasciamolo perdere, guardami. dai. Eh, sì, la guardo e guardo al futuro, va bene. Abbiamo Scusa, capito. tu sì. guardami me, io guardo sì, là. Facciamo il triangolo, va bene. Ho aumentato le pene alle baby gang. Questo è vero, sì. Ho aumentato le pene ai sì. genitori delle baby gang. Sì, anche quello un po' Ho aumentato le pene a quelli che davano ripetizione alle baby gang. Sì, va bene, Ho aumentato va bene. le pene agli scafisti che sì. portavano le baby gang. No, Ho aumentato sì. le pene ai rave party delle baby part... gang. Eh. Ho aumentato le pene agli ambientalisti Tante che imbrattano pene. i monumenti. Sì. Ecco, però scusi, agli evasori? Mm. Chi? <ride> no, dico, ha aumentato le pene a tutti, ma agli evasori? Sono mica delinquenti gli evasori? Come su. non sono delinquenti? Quelli sono poracci cittadini no. che pagano un pizzo allo Stato. No, aspetta, aspetta. aspetta. Ma io, eh. uno Stato che chiede il pizzo, vi eh. faccio un mazzo tanto. No, però lei è... Hai capito? No. No, dico. Cosa? C'ho buscolo. buscolo. Andrea Zalone! è troppo facile prendersela con la meloni, sono troppo critico io con la meloni, lo so, lo so, lo so, però state tranquilli perché c'è qualcuno molto più obiettivo di me che la difende, no? Eccolo. Ma non difende solo la sua compagna, lui affronta temi importanti come il clima che cambia, perché poi giustamente lui dice ma c'è veramente questa emergenza climatica? Io venendo da Genova in macchina... Sono passato e, e guardavo il Po no? e pensavo ehm, che c'era un, 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 un po' meno del Po, un po' poco meno del Po. Cioè Io vi posso garantire che eh, io non ho mai visto così poco Po nel Po. Eh, mh, beh, mi rendo conto che sono io che tendo a essere un, un comicastro ambientalista, per cui invece eh, tra poco Gian Bruno sarà molto più chiaro. Lui è più obiettivo di me. Tra poco, non ora, tra poco. Buonasera e ben ritrovati al Diario del Giorno. Oggi parleremo dell'emergenza, evidentemente, climatica che qualcuno avverte, no? Luglio è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra perché, attenzione, udite, udite, a luglio... Ha fatto un po' caldo. Ma è una notizia? O è solo una uh, paranoia di quelli, come possiamo chiamarli, direttore Senaldi, ambientalisti sinistrosi? Ciao, ciao, Andrea, guarda, io li chiamerei più che altro fricchettoni menagrami. Ah che immagine stupenda, direttore. Poi a me fa ridere il fatto sai che cosa? cosa? Che questi falliti, questi sì. eh, pancabeffia sì. di una certa parte politica a Ferragosto facevano finta di sudare per costringerci ad andare in bicicletta, capito? Bravissimo, direttore. Per, per diminuire le emissioni. Beh, infallibile, sei perfetto come nei tuoi editoriali. Eppure, direttore, i nostri. come possiamo Amici Green. Di, possiamo chiamare Amici Green. Aspetta, no, non sto so perché. Me ne è venuta un'altra. Dilla, ti prego, non sto nella pelle. Falliti con le Birkenstock. Uh, beh, allora io rispondo Pulitzer. Falliti <ride> con le Birkenstock, Pulitzer, che ci terrorizzano con la menata dei ghiacciai che si sciolgono, dei mari che si innalzano, evidentemente... Non se ne può più, ma poi scusami, ma... ma supponiamo che si allagasse anche la pianura padana. Ma a chi serve la pianura padana? Non lo so. Ma lo so, cioè... Guarda, io te l'appoggio, direttore, senza allusioni sessuali, per carità, te l'appoggio. Per carità, se... senza allusioni. No, già mi vedo l'interpellanza in parlamentare rompendo l'anima alla nostra premier, che ha già tante cose... Da fare a mettere in riga l'Europa. E non solo. L'Europa. Diciamo, vogliamo dire un po' a tutto il mondo. L'hai eh, detto sì. tu. Eh, direttore. Sì, lo dico io. No, io, io sembro un po' di parte. Ma torniamo al tema, direttore, di questi figli dei fiori che dicono. Che questo calduccio di luglio farebbe sparire le api. Le Ma api. Scusami, fammi capire. Adesso il governo dovrebbe occuparsi anche delle api. A proposito, eh, perché, direttore, sì. non lo so. Volevo mi, mi, dire al governo che ha sì. già tanto da fare, che l'acqua gasata l'ho presa io. Mangiano ah, una, le cipolle. È una roba vostra, ok. Sì, è roba sì, nostra, le cipolle e la pesca che è in famiglia. Quella pesca, tanto ci ha commosso. Beh, allora guarda, ti posso dire che a me quella pesca mi ha fatto venire i brividoni a pensare a quella povera bambina che non vive in una famiglia tradizionale. Quello è il vero dramma, altro che gli immigrati. Ma tornando alle api. Ma a me, direttore... sinceramente, più che le api, guarda, mi preoccupa la magistratura. Che invece <ride> di indagare sulle povere ministre del turismo. Che salutiamo, resisti è... Danielona! Resisti Danielona? Dicevo questa magistratura che si dovrebbe concentrare sui veri criminali. Quali sono direttore? Questi cavolo di ambientalisti biciclettari. Oh, che pedalano in mezzo alla strada. Bravo. A due chilometri orari, con l'aria di chi sta salvando il mondo. Per carità, siamo in democrazia e quindi hai tutto il diritto, tu ambientalista, di andare in bicicletta, di fare l'ambientalista, sì. però poi non ti lamentare se una ruota ti finisce nel rotaie. No, magari scusami, eh, ma il è... siamo noi a lamentarci perché mentre l'ambulanza ti raccoglie. Eh, blocca, <ride> blocca il, il traffico! Il traffico. Oh, L'abbiamo detto insieme, direttore. Flick e Flock. Te la alzo. Uno, due, tre. Flick. Flick. Ciao, ciao. 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 Vannacci. Vannacci torna al comando, torna al comando. No, 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 non, non l'hanno reintegrato al comando militare è tornato al comando della classifica dei libri più venduti in Italia. Solo la settimana scorsa ha venduto 14.000 copie. Se va avanti così il suo diventa il libro più venduto del 2023. D'altra parte quello che racconta gli italiani piace. Eh, gli italiani piace. Sta diventando un bestseller come il Signore degli Anelli. Certo ci sono delle differenze. uno è un libro fantasy che parla di un mondo arcaico che esiste solo nell'immaginazione del suo autore e l'altro è il Signore degli Anelli. Però, però, però è chiaro, è chiaro che questo è il suo momento. Pannacci capitalizza il consenso, lo lega, lo corteggia per le europee. Io li capisco quelli della Lega, che, dove lo trovano un altro che la pensa come loro ma che è anche in grado di scrivere un libro? <ride> è dai tempi di Pasolini che rosicano, no? Per trovare un intellettuale da sbandierare. No, scusate, ho sbagliato esempio. Pasolini non era normale. Non è che se io dico a una persona onnivoro, questa mi dice ah mi ha offeso. No, onnivoro non è un'offesa. Se io gli dicessi invece mi passate il termine coglione, eh, forse, forse questa potrebbe essere un'offesa, no? perché la semantica di questa parola è ben, è ben spiegata, no? No, 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 no non mi riferisco a nessuno, ho fatto solo un esempio. Buonasera Bannacci, Buonas cosa, cosa fa? No, perché fa? lui è sudato, è, ah, è sempre vero. sudato, aspetta Scusi, scusi, eccolo lì Un po' sudato, ma va bene Allora, buonasera Vannacci Un'asciugata no. Vedi, io non accetto sì. che mi si dica che sono un omofobo okay. Un malato psichiatrico no, vabbè, E ma... poi lo voglio dimostrare con il test psicologico proiettivo, cioè? detto anche il test di Rorschach, ah, che caso. indaga sul disagio affettivo della personalità. Sì, vabbè, ma non Guardi, è Guardi, sono caso. dieci le immagini. Sì, sì. faccio vedere la prima. Ah, la vuole fare proprio qua. Va bene. Cosa? Ecco, sì. Le cosa minoranze in questa figura ci vedono sì. banalmente un pipistrello. Sì, sì. Una farfalla. Certo. O una falena. Esatto, sì. Nado, Io sì. che appartengo eh. alla normalità sì, è tutto ci dimostrare. vedo due minoranze sì. pederaste ecco, vede, no. che si intrufolano nelle rispettive cavità no lasci stare stesi lasci... su un letto ro rosa dove... lo vede il letto no, rosa vale solo lei vede con dietro appeso il quadro della murgia ma non si vede e tra no. l'altro è anche evidente che uno dei due eh? ha i calzini gialli no guardi che credo che nessuno li stia vedendo questo i è quello gialli. che vede una persona normale no, no, come no. me vede due Cosa? sodomocchi eh? Cosa sono i sodomocchi? Il sodomocchio è un neologismo da me coniato Ma che fonde ci... insieme sodomita e finocchio. Ma non ci Perché interessa. abbiamo. Sì. Perché dobbiamo usare la parola straniera gay quando vabbè. la lingua italiana ci offre un ventaglio di alternative: pederasta, sì, invertito, sodomita, finocchio, frocio, ricchione, buliccio, femminiello, sì, sì. bardassa, caghineri, sì, sì, cupio, sì, sì. buggerone, Basta. checca. Ah, omofilo, sì, uranista, culattone. Sì. Ecco, lei li ha scritti sul libro, no? Vede, queste frasi. Io eh. Ho creato eh. sodomocchio. Ma perché? Non ci interessa. Ma, basta. ma le possibilità, vede, sono infinite. Ma non ci interessa. Basta. Federupio Cos'è? <ride> cos'è Federupio? Da Federasta e Cupio. No, vabbè, ma guardi, non ci serve Invercaghi. Ma cos'è? Da ma... invertito e caghi neri. Generale, guardi, senti. Cupiocio ma basta. da Cupio e Frocio, sì, grazie. Culaione, e da Culattone e Ricchione, Guardi che... Bugellico, ma... <ride> Bugeliccio, da Bugerone e Buliccio. Guardi, va bene, lei guarda, ha già pubblicato sul libro tutte queste parole, ma l'importante è non definirli anormali, sono... no? Ma se non siete Niente. degli esperti, sì. intrecciatori di idiomi, ma di certo. ideologismi eh. per minoranze pervertite no. Possiamo limitarci no. anche alla minoranza delle minoranze Cioè? Uranista Uranista, E anche cito il vocabolario sì, ma Indica omosessualità sì. maschile passiva Ma non, non ci aiuta Quelli que che possono solo prenderlo Va bene, va bene sì, bastava... bastava. Uranista... Sì. Dal nome del dio Urano, Urano sì, è una leggenda. che avrebbe acquisito questo comportamento sì, 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 dopo sì. che fu mutilato dei genitali, sì, è una leggenda, non sono... o come dice Bersani, coglioni, ecco, però no, no, non dica coglioni, ma non è un insulto, come no, Bersani mi ha dato del coglione, sì, ma, ma io non mi sono offeso Perché? in quanto il coglione rifletta, non sì. è altro che il custode degli spermatozoi, sì, però è una parola... quindi serbatoio di vita, no, colui sì. che crea la vita ma il in poche quello, parole, sì. un Dio. Eh. Ergo, se sì. Bersani mi dà del coglione, Mi dà del dio. No, il dio dei coglioni. <ride> no, Andrea Zalone. Arrivo. Uh. Eccomi, scusate, Silvano Belfiore. No, vabbè. La pazza idea di Meloni. Vannaccia Caivano come commissario. Ma perdonami, Giorgia, se la risposta ai problemi di Caivano è il pugno duro. Eh, Giorgia, credo che abbiate sbagliato paracadutista. Eh? Perché io manderei lui. Guardate che Bandecchi è perfetto. Eh. Gli servono solo un biglietto del treno da Terni a Caivano e una mazza da baseball. Eh. Ve lo giuro, secondo me non vuole nemmeno lo stipendio, lo farebbe proprio per hobby. Tra l'altro, lui è ricchissimo, lo dice sia lui che Ranucci. Sigfrido Ranucci, fammi vedere report, indagine su Stefano Bandecchi, Unicusano e Ternana. Eh, il, io, dopo la famiglia di Berlusconi, sono stato il secondo finanziatore di Forza Italia. Uh -huh. Il secondo finanziatore di Forza Italia dopo Berlusconi. E vuol dire che ci credeva veramente ragazzi. Per me è solo un atto d'amore politico. E invece, e invece, quel malfidato di Ranucci insinua, ravana, fa ravanucci. Le dice che nel 2006 l'allora ministro dell'istruzione Moratti del governo Berlusconi, proprio nell'ultimo mese di legislatura, ha approvato ben 5 università telematiche, 3 l'ultimo giorno quando eh, Silvio Berlusconi si era già dimesso sul filo di lana, è, stato uh, è stata approvata anche Uni Cusano di Stefano Bandecchi, ecco, per questo Bandecchi sarà eternamente grato a Silvio eh, Berlusconi, è diventato il maggior finanziatore del partito di Forza Italia dopo il Cavaliere. Sì, ma non vuol dire niente, eh, perché non ha solo finanziato Berlusconi, no, 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 no. Sentiamo cosa dice Bandecchi, scusa, fammi sentire Bandecchi. Finanzio anche Di Maio come sì. finanzio anche altri, come ho finanziato anche persone del PD. Hai capito? Cioè, ha finanziato anche Di Maio. Io non credo che Di Maio sia sinonimo di università. Al massimo di delle medie. Prima di tutto, sì. prima dell'università, bisogna sì. fare le medie. No, 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 no. Ma no, ah, no, le no. hanno tolte? No, 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 no. Meno male, perché io traballavo. No, ma no, 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 no. Bisogna, far, bisogna fare il liceo. Il liceo? Eh, ma, non, sì. ma non bastava la patente? No, non c'entra niente. Perché no. io prima di tutto ho fatto 5 anni di patente. No, vale. No. <ride> no. <ride> Comunque, anche investire nel PD come affare. Cazzo, è come scommettere oggi sullo sviluppo dei motori Euro Diesel 2, Euro 2. No, ma, ma questo interessamento alla politica è perché il vero obiettivo di Bandecchi, magari con qualche spintone, magari con qualche vaffanculo, è arrivare a Palazzo Chigi. Non lo dico io, lo ha minacciato lui. Eh. Il termine stesso reazione. Prevede un'azione. E se lei mi offende, io posso difendermi. Lei si sente fascista? Assolutamente no. Ha fatto cose giuste ogni tanto Mussolini? ha fatto cosa giusta. Ah, sì? Sì. Mi piacciono anche i principi fondamentali della sanità per tutti, perché è un, fa? è un principio che ha cominciato a portare a suo tempo Mussolini. Ma Ma comincia un po' più capire, però non lo vedo tutti i denti sì sì Sì. Presidente del Consiglio un giorno. Quindi ho cominciato da qua il percorso di questa storia. Fra quattro anni e mezzo, quando sarà quasi alla fine il mio mandato, mi proporrò evidentemente alla guida degli italiani. Personalmente penso che il Partito di Alternativa Popolare tra due anni sarà il primo partito in Italia e tra quattro anni diventerò il Presidente del Consiglio. Calmo, anche se voi... Ridete no? Scusa. Perché ridete come dei bambini ai eh, no. quali non hanno cambiato il pannolino, ma va bene, continuate a ridere, fra poco piangerete perché scoprirete che quel pannolino sono quattro settimane che non ve lo tolgono. Oh. Vabbè, e piangerete, non so se no. per il pannolino o per questa mano, perché questa mano può sì. essere eh, midra può essere calma, Nagarezza, può essere tutto. Sì. Dicevo, così sì, come mi vedete calmo, mm. io fra sì. quattro anni diventerò presidente del Consiglio. Sì. Va bene aperto al confronto ma democratico te, ma buffone, senza mandare buffone. a fare in culo chi mi dice che sono un buffone, senza magari spingervi un po', no. senza una bicellata, no? Perché voi siete dei consiglieri comunali che guadagnate un cazzo io guadagno 4 milioni all'anno voi magari arrivate perché? a 35 mila eh. all'anno, no? Va bene sono Beh, contento, allora. ma no, l'importante è che voi, se volete parlare, parlate, fatemi finire il mio ragionamento, poi magari parlate anche voi, no? Mm. Che avete questa lingua qua, la lingua per parlare Ebbene, allora state a sentire perché sono ragionevole. E eh no, buffone sei tu, testa di cazzo, perché tu non mi vuoi dare del buffone. Perché la lingua batte dove il dente duole. Ma purtroppo a te il dente non duola ancora. E se continui così, quel dente te lo faccio saltare con ha ah, capito? Vogliamo un Uber, no, una no. testatina. Sì, no, sì, ma, sì, ma, sì, no sì. ma a livello democratico, ma tu mi fai sì. finire di parlare o no? Perché tu sei, sei un consigliere comunale, ma io sono sindaco. Io non ti ho no, ma io volevo stare calmo, Scusate, ma mi dispiace. Beh. Perché ti devo mandare a fare in culo, ma ti, ti mando con amore, con, con democrazia. Ma sì, però meno tua sorella meno. Perché mentre parlate le minchiate, io fra quattro anni vi mangio tutto tutti i voti. Ah, non sei credibile. Okay, ma credi appunto, sei credibile. E tornando credibile. a tua sorella, Chi è credibile tua sorella? sorella? Perché? No, Perché è dicevo è, è credibile sorella? quando Perché? porta i turisti nei viali in macchina e gli oh. chiede 200 euro no, no, e loro dicono 200 proprio. euro. Basta. Poi Basta. si spoglia, e dicono no, te li do, se rimani. Ma vestita. come ti, ma, no, ma, come come ti no, ma come ti permetti no, Tu ti dirò di un piccolo frocetto lungobardo. Tu te ne devi andare a fare in culo di che sei un fascista. Tu, tu, tu devi andare a fanculo, ma non ti insulto. Perché se tu mi paragoni a Mussolini, tu non capisci un cazzo, perché non sai che Mussolini ha fatto anche delle cose buone. cosa <ride> ha fatto di buono Mussolini? Sentiamo, sentiamo. Ha fatto le so, pensioni, testa di cazzetto, Basta. la sanità, gli ascensori. Ma gli ascensori c'erano già. Ma c'erano ce già prima. Sì, è vero, già. è vero. Per portare le vostre, vostre, i clienti dalle vostre madri al quinto piano. Senza, che se le fottemmo stiamo puliti dal cazzo. Tu mi hai rotto il cazzo. No, ma tu mi hai rotto il cazzo. Tu mi hai rotto il cazzo.

Oh, uh. Teste di cazzo quattro anni ma democratico sincero. ringraziamo il pianista del Saloon ringraziamo anche Gargiulo eh, Nazareno grazie grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questo. era Bud Spencer va bene avete visto Lui è lo zoologo inglese Lancelot Alexander Bourdaille e alla fine dell'Ottocento ha sviluppato una teoria rivoluzionaria. Tutti i crostacei, dai gamberetti alle aragoste, con l'evoluzione tendono a diventare granchi. E questo perché la natura, il granchio, ha una forma perfetta. Lo vedete? Questa è la forma perfetta. Ora io pensavo che la forma perfetta fosse la sua. Giusa in bolt, lo vedete, perché se non hai una forma perfetta non li fai i 100 metri in 9,58, tra l'altro andando avanti e non di lato, no? E invece è il granchio. Ma c'è di più. Dal momento che l'evoluzione di tutti gli esseri viventi senza distinzioni tende alla perfezione, c'è anche chi si è spinto oltre e ha immaginato che persino l'uomo diventerà un granchio. Va sempre a finire con un granchio. Tutto tende prima o poi a trasformarsi in un granchio. Quindi la nostra catena evolutiva sarebbe da pesce ad anfibio, a scimmie, a uomo a granchio. Non fa una grinza, ragazzi, lo dice la scienza, tra l'altro, guarda le chele. Cazzo, non sono perfette per tenere un iPhone tra le chele. E voi ora penserete, Mauri, ma perché non ti fai fare una bella tac? Ci sta, ok, me la farò fare. Ma io vi metto in guardia, stiamo per fare un errore drammatico, ragazzi. Fammi vedere, pesca, il governo dichiara guerra al granchio blu, capite? Con la scusa che ci mangiano eh, tutte le cozze in Adriatico vogliamo annientare i nostri pronipoti. In laguna sono disperati. Il cancobù preoccupa i pescatori veneti divora allevamenti di vongole in due giorni. Eh povera gente, hanno ragione, e naturalmente il più preoccupato di tutti è lui, eh. eh Luca Zaia, no, 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 no. Luca Zaia, il carapace di Conegliano, vediamolo ragazzi. Eh. Se lo vedete la visione, vedete che hanno i filamenti... Prego. Vedete i filamenti? Che vedete? No, è maschera. E noi sto pisello da anni. No, i filamenti che vedete, lo vedete? Questo filamento, cappello, oh, questo è un pezzo di rete che si è mangiato. Questo spacca tutto. Eh? Questo apre ostriche, apre cozze, apre, apre molluschi, cioè, fa un disastro. Ah, c'è anche, anche, anche la femmina, vedete, i famosi 8.000 di uovo. che oh, chiaro. Ho questo se vi prende un dito ve lo spezzo. Ma voi capite che noi abbiamo un device in mano che può ricevere, e tu ce l'hai sempre, questo è il vantaggio, e ti dice attenzione, pensate solo, adesso non voglio allarmare qualcuno, le famose pasticche di iodio, se dovesse succedere qualcosa alla centrale di Kersko in Slovenia, noi abbiamo tre province, Belluno, Padova, Belluno Treviso e Venezia, che, per le quali sarebbe consigliata l'assunzione della pasticca. Pensate, Mike Jagger ha fatto 80 anni. Voi andate a leggere la storia è straordinaria. Il, adesso non il bassista, passatemi l'errore dello strumento, casomai. Insomma, che è famoso, non mi ricordo più il nome. Cioè, è insieme con lui. Sapete da quando? Dalle elementari, hanno fatto le elementari assieme. Sta roba che nessuno la dice. Questa è la vita. E ragazzi, va detto questo: la vita è questo. E la scuola è l'occasione migliore per socializzare. Quindi, io spero che studino, che si formino, ma che si divertano anche tanto. Questo è l'augurio che faccio a tutti i ragazzi. E non mollare mai perché il successo passa sempre attraverso una sconfitta. Il successo passa sempre attraverso una sconfitta. E questi ragazzi lo devono sapere. Mai mollare. E che non vuol dire che bisogna essere masochisti, eh però è fondamentale che ragazzi mandiamo questo messaggio. Uh, buonasera oh, a tutti, non ho uh, una di buonasera. Uh, sono contento che siate qua tutti insieme perché mi sì. voglio dire, intanto ai studenti putei ah. vorrei rivolgere la mia attenzione, perché Giusto. ricordatevi putei. Sì. La scuola è importante. Questo è vero. Ma tanto vero. tanto tanto. Eh sì, sì, Perché sì, cosa? Sì. Perché? Perché te impara e tabeing. Sì, non solo la storia, certo. la geografia, certo. capitale della Repubblica Veneto se è prosecco, ma no. te insegna <ride> la geografia. Non è prosecco. Allora mi vedo che sono no. stato 47 anni a scuola. A scuola. Ma no non volevo andare ma più via fino all'altro ieri <ride> I perché ricordatevi una cosa senza Scoa eh. io non avrei sapere l'italiano oh, per dire che oggi ho <ride> so' a Iveo proprio uh. che parlano uh, al paese loro cosa stai dicendo? ma poi ti vale. eh, dico questo Sentiamo che cosa a Scoa sì. ti può capitare quello che è successo al grande Mike Geiger chi è? No, Mike Geiger Mike, ah, Jay Mike Jagger, Jagger, Jagger. Jagger. vabbè, insomma, Jagger, quello, quello dei Rolling Stones ma dai, te dico Allora, a elementari sì, ha Mick conosciuto quell'altro famoso pensate del Mick gruppo Chitarino, che suonava sì. la Sampogna elettrica, No, no, la, eh, la chitarra, sai quella cosa che fa? <ride> sto parlando del coso. Con il nome sua, punta da cosa come se Richards, si chiama quella ehm. cosa che sta a sua? Posa dal proverbio che dice se vanno alla botte dalla bontà, la casa dall'alberto. Non sa neanche il proverbio, buh, buh, che va casa Mi è venuto il nome del Sampognaro, Don è... Bacche. Sì. Sì. Bene, Camia, eh, dove be. sei? Camia, eh, ti sì, mi fai è è una cartea con i nomi dei gruppi razzi? Sarebbe meglio, perché mi non posso ricordare tutto. Già tengo a memoria i nomi di tutti i cittadini dell'Unione Veneta, da Ababa Aldo a Zurinzon Zaccaria. Ma no, mica no, no, una vabbè. testa, non so, è un silos. Non è un silos. Dica, certo, è un silos. Certo, no. no, è una testa. testa. Vale. Va, va aiutato. Ah, poi studente anche, dico... Eh, cosa dice gli studenti? Eh. non mollate mai, giusto, Perché giusto. il successo passa attraverso le sconfitte. Questo è molto bello. Boadin, lo sì, sì. sa, bravo. Sì. Eh, te dico, so 20 che ho bocciato una patente, però no. Boadin perché lui no, <ride> <'isame de> pratica, <ride> non ha esame di pratica mi fa ridere. Tiene sciacca, contemporaneamente, frizione e freno, continua come se fosse un pedalò. Ma no, e lui ma è iesolo, ah, ma si. che farà? Ma sì, può Dopo 44 anni non ches problema, ma che ma farà? Boh, boadin. Allora, detto eh. questo, passiamo alle emergenze. Quali? Non so, non, non voglio portare quella che si chiama no, sì, che tetto te 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 sì. cocchi. No, 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 no però facciamo no. uh, un esempio, facciamo no, un esempio, Facciamo un esempio, sentiamo l'esempio che esplode uh, la centrale nucleare che, che no. abbiamo qui vicino in no. Slovenia, dove fa il prosecco. speriamo di no. Eh? Va eh. bene. E che esplode? No. Dobbiamo aver paura. Eh sì. Dobbiamo aver paura. Certo, se esplode. No. E come no? Paura. Eh, no, ma come no? Se esplode la ah, centrale Ah, sì, dico, nucleare... magari che esploda. Ma come no? Non vedo l'ora perché no, ve dico questo, oggi cosa che abbiamo l'app che suona. Cioè? E se dice cosa fare? Sentite. Ah. Orpo Orpo. Ma... Sei sentito? Ha fatto due orpo. orpo. Cioè, ti or dice... Ah, orpo, orpo. orpo. Eh. Ecco, e se la prima è questa, sì. se sentite questo vuol dire che vi dovete scofanare delle pastie, de odio. <ride> odio, proprio, dovete odio. odiare la Ma gente no, con le pastie. Se invece lo io odio. sentite questo... Sentiamo? Orpo, 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 ah. orpo... Questo è più... Ecco, tanti orpo, avete sentito... Orpo. Orpo. Sì? Orpo. 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 orpo, orpo, orpo. E se è più grave... <ride> Cosa è più grave perché vuol dire che il prosecco si è finito no. al frigo bar <ride> no. e c'è questa emergenza <ride> che noi vogliamo dare a tutto, a tutto, a tutto il, alert, il Veneto dice, territoriale. Sì. Ma restando sul tema dell'emergenza, esatto. come sapete, è in atto un'invasione mai vista prima. Ah, certo, come va lì? Certo. Immigranti. Certo. Oh, come ma come che immigranti? No? sono monate no? che dicono a Pontida. Che Pugnita. mi che vago perché sono veterinario a è Bestia e che vado. Io sto parlando eh. dall'invasione del grancio blu. Ah, il grancio blu. No, voglio, blu. Ve voglio certo. far vedere vedere. Voglio far vedere perché il camia... Ti questo? Sì, quello è un grancio blu. Una cartea una cartea che vede frigo una cartea c'è una cartea frigo è, un, allora, è, è una scatola granchi... di polistirolo cioè tremendo è tremendo perché mangia questo. e vanga eh. mangia tutte eh, sì. le vongole spacca sì. da gnò eh. gondole sì. uccide il gondoliere che era nel gondò una L dice, ora vabbè. vi faccio vedere una cosa eh. incredibile cosa ci fa vedere guardate cosa fa... questo sì, è un raggio, problema, qua. È quello del granchio blu cosa? cosa tiene tra Cos'è? Questa se entra al casino, ti ha vede no. una fiscia. Sì, una fiscia. E è una fiscia, se entra al casinò Si eh. è magnato il croupier intero. Ma no, Ragioniamo che sopra. No, no, ma non credo, speriamo di no E questo che ho in mano se in È maschio Si vede perché Galbigò. Ma da dove lo Non so vede. se si vede che Galbigo. No, non si vede. Mentre invece questa, vede. che vi ve faccio vedere, cosa ci fa vedere? Già femmina. Quella è una femmina. Perché mm. che le incrossate. Quindi? Già incassata arrabbiata rabbia. No. Cosa ti risponde? Di mo tu cos'è? Ah. Oh, non è un per Ora io ho, dico Ciaro, eh, io sono per l'accoglienza del granchio. Ma non è, non sono perché mi sono per eh, l'accoglienza? Ma il granchio sì. che viene qui si deve integrare. Ma come fa un granchio integrare? La prima parola che deve imparare il granchio venendo qui eh, è Moecca. Ah, basta che eh, pari Però va detto anche che questi eh. non li possiamo accogliere tutti, ma cosa Perché sono milioni, eh, sì. sono milioni Infatti, di, mi, di migliaia di milioni. Sono tanti, sono di tanti. milioni di vorasse. Sono molto voraci. Pertanto, come regione Veneto, la nostra è. missione è. Eh. Mangiare noi loro, Bra prima ah, che loro mangino noi. Ah, certo, certo. Per questo ah, sì, sì. abbiamo creato un'app per le eh, ricette. Ah. Per le ricette si chiama eh. uh, Buon App eh? e Tito. No. Eh, Dopo no, e Tito. No, e -tito. Fantasia, Potete no. fare il granchio in savor, granchio no, poenta, granchio avernata, no, <ride> <Il> granchio <ride> con radiccio, ah. il granchio... Orto, orto, l'allarme. È scattato orpo. orpo, camia è orpo quello, quello Cosa succede? Orpo. orpo. To to orpo. Togli col il granchio. Orpo. No. Orpo. Col il granchio che se vuole accoppiare. sarà un granchio attaccato alle gambe. Sono sempre in frego, Camìa. Ora lo mette, dico! Col grancio, granchio, Guadì. Tirare una secchiata d'acqua. no! No, se esita di più con l'acqua. ti che hai ragione. E fate qualcosa. Riproducono velocemente. Ma no! Troppo velocemente. Ma no, Andrea Zalone, Silvano, attenzione me, rapporto con Corona e DG che vorrei diventare tra poco. Dunque De Luca quest'estate è stato invitato ai Palinsesti Rai, no? E invece di fare i saluti di rito come governatore ha fatto uno show, ragazzi, ha fatto uno show. Che intanto che Fiorello era incazzato e diceva "Ma posso come fa ridere lui? Guarda, si è scagliato contro Corona. Palinsesti Rai e De Luca contro Corona, troglodita vestito da capraio afghano ragazzi ha fatto ridere tantissimo, si è divertito a perculare Mauro Corona. Che qua no, lui è acqua credo che sia quello. Sì, 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 è una, è una soluzione per fare... Un... De Luca, va bene prendere in giro Corona, ma lui intanto, scusami eh, è eh, De Luca, lui però ha fatto la foto con Brad Pitt. Eh, eh, ragazzi, tu al massimo hai quella con Gigi d'Alessio, De Luca. <ride> cioè, no. Eh. Ma poi scusami, come vuoi che si vestano i montanari? Eh, si vestono così, no? È un alpinista, vive in montagna. Sono, sono, è gente vera eh, che si veste così, no? E si vestono da alpinisti. Poi vanno dalla Berlinguer e, e si vestono da quelli che stanno in montagna, no? Ma sono sempre in televisione. Cioè, gente che si veste da capraio che però va in televisione a spararne, no? Fammelo vedere, fammelo vedere. L'autunno è dietro il Larice e l'inverno è qui vicino. Motoseghe, no Rolex. Esatto, motoseghe, no Rolex. Buonasera, Corona. Motoseghe. Sì, sì, sì. Messaggio arrivato, grazie. Anzi, grazie. An... ma anche la motoseghe è figatume. Sì, va bene, buonasera. Beh, insomma, Meno ecco. iPhone eh. e più zappe. Vabbè, certo, capisco. più pagliericcio nella stalla sì. e meno materasso memori. Corpo a corpo col bovino. Ma che i letti sono ancora. Che utili. ti scalda nel piumone, sì, ma questi giovani non lo capiscono. Eh beh, perché forse perché non... non li educhiamo più alla sconfitta, alle sì. sofferenze. Sì, non beva solo, eh. grazie, ecco, siccome sì, non detto, basta. Mio padre a me a cinque anni mi portava nei campi a fare i solchi per l'assemblea. Ah, che bello! Eh. Ma l'aratro ero io. Ah quindi no Quindi no Quindi non era bello Però eh, C'è ancora eh. la terra sotto le unghie Addirittura E quando sputto mi esce l'humus Per dire ma infatti Infatti Però se può non bere Io glielo chiedo da un po' di te Grazie. Ma io sono solo un povero capraio afgano Ma no ma quella è una battuta Come dice il profeta Campano De Luca L'oracolo da... di Salerno Sì Ragionier De Luca Vabbè, adesso non stia Il signor dei Friarieli. Va bene va io bene Io capitone eh. Per dire alla Matteo Garrone. Va bene va bene Bene, ma è tu stata... mi chiami Caprao e troglodita, ma io elargisco filosofia della montagna. Ma infatti lei risponde con le parole. Io sono cioè... il crepedolomitico. Va bene, <ride> so crepe. Non beva, guardi, veramente, non se lo faccia dire. Eh... Ore e ore di ciarle inutili a carta bianca. Le, le sue, sì, fa tante Le mie, è sì. per questo che bevo. Ma ah, perché? Ma cosa c'entra carta bianca? Cosa fa... Ma come per sopportare tutte le minchiate che dico? Ma vabbè, no, non è vero, è falsa, le sue. Che comunque in campagna fanno i blitz. È vero. Mentre aer tu non gli fanno ni blist. Vabbè non sono paragonabili. Perché i giovani di Erto sono diversi. Sì ma non sono paragonabili. I giovani non hanno grilli per la testa. Ah, ah, eh. O meglio ce li hanno ma ah, sono grilli veri. Eh. Ah, eh, vabbè. Che li si infilano tra i capelli quando sì. vanno a raccogliere il fieno. Sì ma infatti non sono tanti. Non indossano le, carpe, le scarpe da 1000 euro, quelle no, di Erto. A Erto no. Hanno no. le pedule del nonno. Addirittura. Che Con bello. ancora dentro le unghie del nonno. No. <ride> che schifo. <ride> ma non è il caso. Ma lo di... sentono più vicino. Sì vabbè però. Altri valori, altro scopo. Sì sentimento sì, però un po' esagerato meno forse. tiktok quello sì è più cos'è? che il rumore quando fa il tronco quando cade ah lei dice più natura perché nella natura il tronco che cade la natura sì. la madre terra non sì. c'è violenza sì nella sì, matrettera, anche certo. quando il platano è caduto in testa al bepi No ma povero Che da ma... allora l'abbiamo chiamato il corto e eh no, ma addirittura <ride> Ma no. non è stato un atto di violenza No, è eh, eh, La male. violenza è nei film Quello è vero Che poi i giovani si condizionano Guardi, è verissimo eh. sì, Più sì. ciaspole Ciaspole E meno fast and furious Beh certo, in qualche modo è vero che bisogna ritornare. Non beva, non beva, per favore, che non è fai. Che c'han quelle macchine che si schiantano. Sì, e eh, vabbè. In quei film senza poesia. Vabbè, Fast in furioso è così. Invece, ma... quando con le ciaspole che vai sulla neve. Eh beh. Vai beh. sul filo del ghiacciaio. Si, si bisogna stare un po' Poi aprire. magari incontri il crepaccio. Ecco, lì che ti manca l'appoggio. Eh, e allora scivoli giù. Che e ti braci il culo per 30 metri. Cosa che <ride> bisognerebbe evitare, no? Eh. E lì in fondo al, sì. al crepaccio. Cosa? Che capisci che il Rolex te lo sbatti al cazzo. Sì, ma non si deve arrivare e a E ti rendi conto del valore della piccosa. Sì, appresti sì. la bellezza del rampone che ti riporta la luce. Sì, sì, magari ci sono anche altri modi eh, per realizzare tutto questo. Dobbiamo queste. rieducare i giovani al questo... valore del crepaccio. Ma senza crepaccio non beva. Basta, bon dopo che stupido. hanno fatto le medie i ragazzi, sì. vanno portati sul Monte Rosa ah, e buttati giù in un crepaccio. No, no, muniti di piccozza e ramponi. Ma che ragione! Chi riesce a tornare su dal crepaccio fa il liceo. Ma che sistema educativo è? Non è un sistema educativo. Ma se non fai così, poi vengono su, sì, vengono su che ammazzano le caprette in gruppo. Ma quello è vero, va condannato perché a me le caprette hanno insegnato a giocare a scacchi. Le caprette, sì, perché i miei lavoravano, io eh. stavo con gli animali. Ah, Pensa col corvo imperiale, eh. mi confidavo. Col corvo? Beh, sì, non, non... delle storie che avevo con le ragazze. No, sì. non, non infanzia. Il, il catechismo l'ho fatto con coi ghiri. Coi ghiri, ecco. E <ride> un poi, po poi di... la sera a bere, eh. Giocava al gioco della bottiglia con le volpi. Sì, ecco, magari un po' più di socialità. Altro che è... city porno, ah beh, dove certo. prevale la violenza sulle donne. Questo è verissimo. Io conteniamo. mi eccitavo eh. con la rivista Confidenze. Confidenze? <ride> <ride> Sta sbloccando un ricordo a tanto. Confidenze, dove l'ha tirata fuori? Vabbè. Non beva la prego, posi quel bicchiere. Confidenze, va bene. Eh... Ai miei tempi c'era il romanticismo. Quello sì, questo sì. Conoscevi una ragazza d'inverno? Sì. Tu la conoscevi e poi andavi lì? Sì. E insieme andavate a rompere il ghiaccio nel fiume. Il ghiaccio? Proprio col gomito. Ah, gomito. non come modo Gimito, di dire, tu. proprio col gomito. E, allora, sì. e prendevi il pesce insieme, pescarevi sì. la trotta e ti guardavi negli occhi. Con la ragazza. E eh. poi facevi l'amore, un po' interessato perché era ci meno pesante. Il ghiaccio qua. con le trotte sì. E Eri tutto violaceo, però beh, sei certo. felice. Invece oggi è tutto subito. I giovani subito. non hanno il senso dell'attesa. È, è vero. Una volta una ragazza la guardavi. Sì. E poi aspettavi perché passava l'inverno, arrivava ah, la primavera, l'estate e la rivedevi a settembre sul pullman. Sul pullman. eh. E sorridevi, la salutavi. Eh. Sì. Col braccio destro, muscoloso. Sì. Perché tutto l'anno nel frattempo sì. gli avevi dato ah. giù di zaganello. No. Era così poetico fin qua, no. Ma oh, no. Era bellissima, L'attesa non beva, solo non beva. La prego. Ecco bravo, posi il bicchiere, lo appoggi lì. Ti dava la forza, sì. ti dava una forza incredibile sì. eh, ma per zappare. Sì, sì. Era tutto funzionale al ciclo della vita. Quello, sì, certo. Con i suoi tempi giusti. Sì. Oggi è tutto veloce, tutto eh, mediatico È molto cambiata eh. Brad Pitt per esempio eh. È venuto a Misurina, ci hanno fatto una foto E eh, i visto. giornali tutti a chiamarmi per intervistarmi Beh sarà contento Però no? nessuno mi ha mai filato quando ho fatto partorire la giumenta a mani nude Beh non è che sia una notizione adesso, Un gesto d'amore, e di generosità sì, certo. Tenuto conto poi che non ero neanche il padre del puledro No, 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 no. Almeno no. così credo No come credo, smetta di bere Smetta di dire che le vengono fuori queste frasi assurde Era andato bene fino a un certo punto I media si attivano solo quando c'è qualcosa di male Ma no, non, non sempre uh, Adesso che vanno tutti contro Messner Ma sì, hanno voluto togliere Che non avrebbe fatto il record degli 8000 Ma poi si è Reino, Reino Sta parlando a me D'arretta eh, a me Sì Che si fotano tutti Sì, ma Le vette che... si conquistano per passione Ecco per una sfida con noi stessi, non questo, per i record. Questo è vero, eh. Io negli anni ho bevuto tutti i vitigni del Trentino, no, no, ma no. non sto qui a farmi registrare i record, eh, è certo. la mia passione. Eh, ma non fa bene. Comunque fa finisco bene. sto fiasco, se no mi tolgono il primato come a me. No. <ride> mentana che vorrei Andrea Zalone Silvano Belfiore Ben tra poco Pezzo della benzina, ai massimi da un anno. Il giorno che inventeranno un'automobile che va a Parolo, risparmieremo un casino. Però tanto la macchina in città non ci serve più, ragazzi, e alla peggio se serve ci sono sempre i taxi. Tariffa più alta col posto e caccia ai turisti, i trucchi dei tassisti per ingannare i clienti. Quindi neanche col taxi, tra l'altro scusate, ma poi caso mai? cioè esiste un tassista che non conosce i trucchi, legge i giornali e li impara. Comunque, ma non è comunque obbligatorio prendere il taxi, si può anche restare a casa al calduccio, eh? stai lì, ti fai le tue cose, una lavatrice, stiri, accendi la tv, giochi col computer, almeno anche se non esci i risparmi, volete l'elettricità in aumento del 18,6% negli ultimi tre mesi dell'anno. Ok, eh, si sta in casa fermi, al buio, tutto spento. Voglio vedere ora che cazzo può succedere. Stai al buio, spento. Emergenza abitativa, aumento di sfratti e rischio povero eccetto medio. Ma è per questo, ragazzi, che io sogno un telegiornale che ribalti la realtà di questo paese. Il tavolo c'è, la parrucca pure, no? Lo vedete? Ecco, manca solo la sigla del Mentana che vorrei. Buonasera e benvenuti a Il Mentana che eh, vorrei. Lunghe file nelle questure eh, di tutta Italia, eh, degli AD pentiti delle banche che si sono costituiti eh, Tutta la vita hanno dichiarato che ci facciamo i cazzi nostri con i vostri soldi Fateci fare qualche mesetto al fresco Il ministro dell'interno ha dichiarato cazzarola quanti sono Tocca costruire più carceri Secondo uno studio dell'Istat nelle università italiane I docenti sono tutti figli di operai Nessuno che abbia lo stesso cognome del papà Professore, un rettore confessa a mio figlio che voleva una cattedra. Ho detto: Sei un cretino, sei più portato <ride> per il flipper. Ora il ragazzo vive in un bar con la sambuca in mano. Lo mantengo io, ha dichiarato il padre, senza gravare sullo Stato. Ieri il presidente del Senato Ignazio Larusa ha gettato dalla finestra il busto del duce, ha dichiarato Mussolini ha fatto solo puttanate, poi si è dimesso e ha raggiunto nel bar il figlio del rettore con la Sambuca. <ride> e evidentemente spostiamoci eh, nella capitale. È precisamente a città del Vaticano dove il Santo Padre ha inaugurato Limu Dotto. È un tubo di 6 metri di diametro attraverso il quale defluirà nelle casse dello Stato tutta Limu arretrata della Chiesa. Un plauso a Papa Cabilame I. Ufficiale dal 1 ottobre con l'abbonamento del tram pensate si avrà accesso alla piscina alla palestra e anche a sky amazon prime e da Zone. le tre piattaforme streaming dichiarano basta pubblicità durante le partite avete già pagato un abbonamento ci abbiamo provato <ride> terremoto nella politica italiana matteo renzi annuncia lascio la politica e poi la lascia davvero e... È il terzo che si aggiunge al bar con la sambuca in mano. <ride> e grazie alla uh, fusione eh, di tutte le compagnie telefoniche eh, cessa per sempre il martellamento dei call center per farti cambiare gestore gli operatori eh, chiameranno solo una volta alla settimana per chiedere solo come stai e eh, chiuderemo con una notizia dell'ultima ora beh possiamo definire la notizia del secolo mi è arrivata qui sì è confermata prendiamola con le pinze lo dice l'istituto superiore della sanità ma pare che la mamma dei cretini sia in meno pausa, grazie. Ciao fratelli, finisce qui la puntata. Grazie, grazie, non perdetevi. Non perdetevi ora accordi e disaccordi con Luca Sommi. Andrea Scanzi e Marco Travaglio, noi ci rivediamo venerdì prossimo, vi voglio un sacco di bene, buonanotte, ciao.